Oh, ok, tutti ragazzi, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, sto. Buonasera ragazzi, io sono Genius per questo nuovo video. Siamo qua sulla Road 1299 di Ellsworth, che mancava da tanto tempo. E come vedete capirete anche perché manca da tanto tempo, perché non c'è Stone. Sì, è da un sacco che non lo sento, non lo vedo. Dobbiamo anche registrare ancora il CAF di questo mese, che poi alla fine mi sa che sono passati 2 mesi l'ultimo CAF, e anche un altro video particolare che non vi posso spoilerare. Però non lo becco mai. Tra l'altro adesso c'ho pure il telefono in riparazione, quindi non posso scrivergli su WhatsApp e mi è un po' un problema. Però stasera dovrei riavere il telefono. Comunque non mi ricordo nemmeno a dove eravamo arrivati. Con le quest siamo a fare la fabbrica dei Nasod, però dobbiamo andare a fare il corridoio a spirale qui come dungeon. Tra l'altro cosa c'ho addosso di equip? C'ho roba abbastanza merdosa. Vediamo se c'ho roba più forte. No, tutte cose, queste sì. Questi sono più forti, quindi me li metto. Questo sì e no, vabbè, lo mettiamo. Questo da PvP e abbiamo questo qua come arma. Boh, non lo so. Vorremmo fare la quest qui alla fabbrica dei Nasod. Io la faccio, dai. Abbiamo un F8. Speriamo che almeno i dungeon qualcuno li faccia qua sull'esordita. Ma avete detto di spostarmi sul Void o sul coreano perché c'è più roba. Ma sinceramente non lo so, sul Void ci andrò sicuramente per fare i PvP. Quelli sì, per forza li devo fare lì, perché qua non se ne trovano, anche perché mi avete detto che c'è stato un bug che ha permesso a tutti quanti di passare dal rango S o S++ o S+, semplicemente vincendo un solo PvP nelle ranked, e quindi automaticamente io che sono ancora A non li trovo perché loro sono più alti di me, ed è quello il problema. Quindi boh, non lo so se c'è ancora sto bug. E non so nemmeno se sia bannabile o punibile, quindi non c'ho voglia di correre rischi. Perché poi se si bannano l'account ci si mette gli anni di Cristo per farlo tornare. Ed è un casino qua su Ellsworth. Intanto mi sa che non abbina nessuno. No, da solo. Da solo inesperto non la faccio, ci metto gli anni. Amici online non ne ho. C'ho gente in gilda, c'ho Sasuke Gamer. Vediamo se accetta. Non, la gilda tra l'altro è quella là dove ci hanno invitato nell'ultimo video. Tutti. È stato rifiutato, vaffanculo. No, non accetta questo. Eh sì, l'Ellsworth sembra veramente morto. Ora chiediamo chi mi aiuta a fare DG. Nessuno mi risponde, mi sa tanto che ci tocca farla normalmente. Fammi vedere se la quest chiede che sia per forza esperto o basta difficile. Vediamo. Minimo normale. Vabbè, allora la faccio normale. La faccio normale così non perdo tempo. Niente buff, lo so. Però non voglio aspettare l'F8, tanto non c'è nessuno. Aspetterei soltanto un minuto giusto per avere il buff. Boh, forse devo prenderlo, cioè avete ragione. Ma ormai siamo qui. Facciamo ESC perché sto video l'abbiamo già visto un sacco di volte. E attacchiamo. Tra l'altro non so manco a che episodio siamo arrivati della Road qua, perché manca da veramente da tantissimo tempo. So che non è seguita come i video dei PvP di Ellsworth, perché alla gente interessano più i PvP che i dungeon. Però il martedì di solito c'era questa serie, quindi io la porto comunque avanti. Manca Stone, ma tanto lui aveva più livelli di me. E cosa sono questi due cosi qua sopra bloccati? Ampliamento dello slot, scelta rapida del consumo del pet. Ah, hanno aggiunto pure questo. Interesting. Non so da quanto tempo l'hanno aggiunto, però è la prima volta che me ne accorgo. Con l'add non mi pare di averli. Forse l'hanno aggiunti con l'ultimo aggiornamento. Io non ho ancora fatto dungeon con l'add e quindi non li ho visti. Probabile sia quello. Vabbè, intanto voi morite con questo dragobolide molto potente e poderoso. Forza. Andiamocene avanti. Forza. Bene, 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 bene. Oh, questo è ancora vivo, ma io pensavo tu fossi morto. E invece è qui. Dovrei prendere mana, quindi appena ammazzo un po' di gente qui me ne torno indietro, mi metto fermo e prendo il mana, così almeno si fa prima. Abbiamo tutte le skill, mi ha schiacciato nonostante tutto, io non fossi lì vicino. Ma ok, se lo dici tu va bene, va benissimo.
Eh sì, ragazzi, anche voi mi avete chiesto di Stone, ma Stone ha fatto sempre così, io no, veramente non lo so. E la cosa bella è che è stato lui a chiedere di creare il canale. Poi me ne sono occupato sempre solo io, praticamente, e lui fa le comparse così a volte nei video. E vabbè, c'aveva la serie di D&D pure, quella là mi pare ci avesse soltanto un altro episodio pronto, ma ancora niente, perché tipo gli si è fuso anche il computer, non so se l'ha riparato, giusto? C'è anche da mettere in conto questo, c'aveva il computer rotto perché aveva preso nuovi pezzi, però all'improvviso, tipo 3-4 giorni fa, mi aveva chiamato, mi aveva detto, no, la settimana scorsa mi aveva detto che gli si era fuso il computer, non sapeva che problemi avesse. Quindi per questa settimana è giustificato per queste settimane, però le altre no, le altre non c'era stato lui e basta perché boh, non lo so. Siamo ancora al secondo settore, ce ne mancano ancora un bel po'. E poi vediamo cosa ci fa fare dopo questo. Ciao amico. Non ce la voglio sprecare una skill per te, quindi ti attaccherò così con le Wombo Combo della Aisha e basta. Tra l'altro potrei fare anche già le missioni per il cambio di classe in trasceso, tipo, c'avevo le quest da accettare. Io l'ho accettate come ho fatto con le Lesis. Però quelle, boh, avanti si faranno. Contro questi potrei anche usarli i fulmini. Entro 1 minuto e 30 consuma 500 MP. E questa io la devo fare perché mi serve livellare. Questa qua è una serie per livellare nei dungeon. Quindi dobbiamo farli. Dobbiamo consumare mana. Il problema è che ho tutte cose. Quanto ho consumato? Ah, ma io lo consumo anche muovendomi normalmente. E attaccando normalmente. Sì. Se non mi stuprate in 4. Oh, e basta! Dragobolide. Sì, vai, 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 continua a pioggiare perché devo sprecare il mana, c'ho 49 secondi. Devo sprecare mana, devo sprecare mana, devo sprecare mana, devo sprecare mana. Lasciami sta e fammi sprecare in mana. Con la X spreco mana, con la X spreco mana, ce ne mancano 50. Forza, 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 forza. Prendi questo, basta delle spam, abbiamo 30 secondi, dovrei farcela benissimo, eh. Prendi questo, prendi questo, prendi questo. Ok, fatta. Come on, win my baby. Come on, win my baby. Non so perché, ma in questi 3 giorni sono fissato con questa canzone. Boh, sarà che la cantano in classe, la canta Utente su TS. E mi si è messa in testa. Però Utente dice: come on my face. Come on my face. Allora, sentate, sentite. Sì, sentate, non si può proprio sentire. Tritatore Nasod WV9. Ok, Genius 49. No, Tritatore WV9. Va bene. Comunque mi ricordo ancora quando fa non facevo un minimo taglio nei video. Quando avevo appena cominciato a fare Ellsword. Tipo quando era 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa ho iniziato a fare Ellsword. No, forse addirittura 3. Io ho iniziato a maggio. Siamo a maggio adesso. Maggio 14? No, maggio 14 no. Oddio, forse è da 3 anni veramente che ci gioco ancora faccio cagare. Sì, faccio schifo, lo so ragazzi. Lo so, faccio schifo. E comunque sì, mi ricordo quando facevo i video di dungeon da solo, inesperto, senza armature decenti, senza sapere manco quello che so adesso. E duravano 25-30 minuti soltanto un solo dungeon. Mi ricordo il dungeon quello là della nave volante di Raven. Ci misi 25 minuti a farlo senza tagli, con l'audio basso perché c'avevo il microfono del cazzo delle cuffie. Madonna, che schifo che erano. Tra adesso i video sono ovviamente migliorati, poi me lo fate sapere anche voi. Dovete mettere il mi piace, dovete commentare e iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e condividere questo video con i vostri amici. Ma vi ricordo che esistono anche altri video sul canale. E mi sta piacendo perché non solo Ellsworth adesso sta facendo le 100 visual, quindi a quanto pare a qualcuno è interessato anche agli altri giochi adesso. E mi va assolutamente bene. Intanto non so se si sentono, ma fuori da me sta tuonando in una maniera allucinante. Però ha fatto un rombo pazzesco. Il cavaliere corvo qui, la maca non evita, la correndo via. Ma quando mai io la evito standoci sotto? Perché sono nano e quindi non mi tocca. No, in realtà mi aveva colpito, però io lo stavo tranquillamente attaccando e non me ne sono fottuto proprio per il cazzo. Sì, ma non voglio vedere la mappa, grazie. Allora, recuperiamo un po' di mana, un po' di vita. Qua ci butta gli scagnozzi. Uso un altro di questi che fa anche un pochino di danno, giusto un po', un pelino.
per fare quella cosa e basta, l'impatto. E sta combo, prototipo del Cavaliere Corvo. Vorrei prendere mana, ma che, ma attivo sul Dragobolide, qui le meteore, Draco Meteor ti uso, siamo su Poetto Monsta, oddio mio, quanto fai male però. Attacchiamo, sposta il mouse perché mi ha messo sopra la chat. Combo con Aisha non le so fare per niente, però vabbè ragazzi, lo sapete, non le so fare manco con Ad tra un po'. Continuate a dirmele sempre, però o me le dimentico oppure piglio troppo velocemente i tasti perché sono spastico e nabbo. Sì, io lo dico ragazzi, sono nabbo. A te dovessi usare la testa, perché lì nessuno mi batte. Ok, no, scherzo, mi batte qualcuno, ovviamente c'è sempre qualcuno più forte di te. E nel mondo ci sarà sempre un ragazzino cinese di 12 anni che sarà più forte di te in qualsiasi cosa. Giustamente. Come diceva una vecchia meme, ma veramente vecchia, ma chissà da dove l'ho tirata fuori. Questa qua è veramente una roba dai feels. 4-5 anni fa, 6 anni fa forse. Sì, forse 6 anni fa, quando su Facebook andavano di moda i meme con, appunto, non i meme di adesso, quelli là con le scritte Messi eccetera eccetera, ma ci andavano di moda tutte le vignette con le faccine, le poker face, la troll face, la not bad, quella what the fuck. Sì, adesso invece queste qua non le usa quasi nessuno, non se ne vedono più di cose del genere, di queste vignette non se ne vedono veramente più, ma da un paio d'anni, saranno 2-3 anni che non se ne vedono. È la storia delle meme, secondo, tra un po' nei libri di storia, tra qualche anno ci saranno scritte le meme di Facebook nell'era tecnologica. Ok, intanto abbiamo vinto, finalmente qui ci abbiamo messo gli anni di Cristo a farlo, lo so, ma siamo da soli, l'ho messo in normale, 11 minuti ci abbiamo messo in normale, figuriamoci se facevamo qualcos'altro, se non devo fare un nuovo tentativo, penso, questi sono meglio, certo che sono meglio, quindi li raccogliamo e buttiamo via questo qua che fa cacare, potevo venderlo, sì, lo so, ma non posso adesso. Ricompensa, vediamo il discorso, il Cavaliere Corvo contro cui abbiamo combattuto la fabbrica, non assomigliava un po' a Raven? Da una parte, ma che palle. Hanno sicuramente raccolto le sue mostre di combattimento e l'hanno analizzato, in base a ciò hanno sviluppato nuovi Nasod. La banda dei corvi per loro era solo materiale per effettuare test. Finché nella fabbrica verranno prodotti Nasod in base ai tuoi dati, non potrei perdonarti niente. Vai a distruggere la fabbrica, devi distruggere a ogni costo le macchine di produzione e fare in modo che le tue gesta malvagie non vengano riprodotte. Non lo leggo il Pong, l'avevo detto nello scorso video della roba. A ogni costo. Una falsificazione del genere non ha niente in mente che non si dica. Bene, quindi la questa adesso ce l'abbiamo qua. Parla con Aaron l'anziano di Altera. Eccolo qua. Salve Aaron. Ho terminato la quest. Ciao. Terminiamo qui e sentiamoci il discorso. No, non c'è. Adesso la via dell'esperta, quella là è per fare il cambio di classe, mi pare. Questo è per cambio di classe, sì, esatto. Quest non ne abbiamo? Sempre alla fabbrica di Nasod, ma ci siamo appena stati, quindi no, basta. Direi anche di finire qui, anche perché i dungeon non vorrei fare video più lunghi. Già i video di PvP li faccio di 15 minuti più o meno, perché so che ne volete tanti PvP. Dungeon dopo un po' viene a noia vederli, quindi direi anche di fermarci qui. Oddio, ho tirato giù un Energate dalla scrivania, fortuna che era chiuso. Se avete il video piace, mi piace, mettete su Facebook, questa è la canzone in descrizione. Mi raccomando, i link dei social sono tutti nella descrizione. Seguiteci anche lì, così non vi perdete le feed, soprattutto sul canale Telegram, dove condivido sempre il video. Non adesso, perché ho il telefono disabilitato e Stone non li condivide, quindi ciao ragazzi. Ciao, sono la voce parlante di quest'outro. Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece, se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.